Quante dita vedi? Pazzo figlio di puttana, la pianti di farmi saltare tutte le volte? Allora, quante? Quattro. Quattro? Quattro? Un altro idiota. Ti troverai bene qui. C'è uno nuovo, Jane. Hunter Adams. Si interna spontaneamente, suicida. Mettilo col dottor Prack. Va bene. Se fletti i legamenti mediali e collaterali e metti una stragalo davanti all'altro, non dovresti avere problemi. Certo, se un giornale riportasse questo evento, il titolo sarebbe "Microcefalo entra in una camera". Le dita. Qual è la risposta? Oh, sei un altro di quei brillanti giovani che sanno sempre la risposta giusta, eh? Benvenuto nella vita reale. Quante ne vedi? Sono quattro dita, Arthur. No, 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 guarda me. Cosa? Ti stai concentrando sul problema. Se ti concentri sul problema non vedrai la soluzione. Mai concentrarsi sul problema. Guarda me. Quante ne vedi? No, guarda oltre le tue dita. Quante ne vedi? Otto. Sì, sì. Otto è una buona risposta. Sì, vedi quello che nessun altro vede. Vedi quello che tutti gli altri scelgono di non vedere. Senza paura, conformismo o pigrizia. Vedi il mondo intero come nuovo. Ogni giorno. Beh, la verità è che sei sulla strada giusta. Se tu non avessi visto qualcosa in più di un vecchio pazzo scorbutico, non saresti mai venuto qui. Cosa vedi quando guardi me, Arthur? Hai rappezzato il mio bicchiere. Ci si rivede in giro.